diritti e non solo. Eh, in questi pochi minuti che ho a disposizione vorrei cercare di far capire l'ampiezza eh, dello studio della giurisprudenza, che molto spesso viene considerato uno studio arido o peggio mnemonico, composto da una serie di formule eh, che lo studente è tenuto a mandare a memoria. Poco tempo fa, eh, in occasione della pubblicazione di un piccolo testo mio relativo alla didattica innovativa, mi è stato chiesto di trovare un'immagine che restituisse il senso di quel testo. E ho pensato di ricorrere a una nota immagine, un noto quadro di Chagall, La passeggiata. In questo quadro c'è un uomo che è saldamente ancorato a terra, che tiene per la mano una donna che invece vola, è librata in aria. La scelta di questa immagine per, una, uh, per parlare di diritto può sembrare inusuale, può sembrare bizzarra. In realtà uh, mi sembra che restituisca bene uh, la caratteristica di fondo del diritto, che è quello di essere una dimensione pervasiva, una dimensione che riguarda questioni piccole, minute, private, a volte privatissime, pensate a tutto il diritto di famiglia ma è una dimensione che al tempo stesso sollecita e solleva anche grandi domande, grandi questioni fondative. Cos'è l'autorità? Cos'è la libertà? Cos'è la democrazia? Cos'è lo Stato? Cos'è un'istituzione? Quindi guardare al diritto vuol dire non solo interrogarsi sui diritti che spettano alle persone, ma vuol dire anche abbracciare con uno sguardo d'insieme la complessità delle regole che... Presiedono, che organizzano una determinata convivenza. Molto spesso si ha del diritto una visione negativa. Il diritto viene vissuto eh, come una sorta di tranello che sta in agguato, diciamo, sulla testa del cittadino. Questa percezione del diritto eh, è in parte fuorviante, ma in parte è legata anche alle caratteristiche che la normazione odierna ha talora assunto. Una normazione ipertrofica, spesso di dettaglio che tende a entrare in contraddizione, ma queste caratteristiche che fanno appunto vivere il diritto soprattutto come limite o addirittura eh, come minaccia di una sanzione, vanno contestualizzate, cioè vanno legate alla visione che eh, alle caratteristiche che il diritto ha assunto nella realtà odierna. Il diritto infatti, come ogni fattore socialmente rilevante è figlio del proprio tempo e anche delle difficoltà del proprio tempo. Ma nella sua essenza primitiva, nella sua identità, diciamo primigenia, il diritto è una dimensione fisiologica delle società, è una dimensione ordinativa, cioè che ordina le società, che indica l'insieme di regole che appunto all'insegna delle quali appunto si svolge la vita delle diverse società. Un grande giurista del Novecento metteva in guardia dal, dall'identificare il diritto solo con l'insieme di norme formalmente poste, ufficialmente poste. Il diritto è una realtà infinitamente più vasta, una realtà appunto capillare, diffusa. Questo grande giurista, che si chiamava Santi Romano, diceva ogni gruppo sociale organizzato perciò stesso si dà delle regole di convivenza, una famiglia, un'impresa, fino ad arrivare allo Stato, all'ordinamento internazionale. Si è di fronte a una sorta di, uh, di realtà cerchi concentrici di sempre maggiore ampiezza e complessità, ma è giuridica anche la regola che si dà una convivenza familiare per organizzare la propria vita quotidiana. E non è un caso che un altro paragone celebre sia quello del diritto al linguaggio. Si dice il diritto e il linguaggio condividono almeno due caratteristiche di fondo. La socialità e la storicità. Socialità vuol dire che perché sorga l'esigenza di una regola è necessario che ci sia almeno una micro società, che ci siano almeno due persone. È quello che i romani, il brocardo dei romani, ubi societas ibius, perché sorga l'esigenza di una regola serve appunto che vi sia una società per quanto piccola, per quanto minima. E poi la storicità. Se il diritto come dire regola, le diverse esperienze storiche, è chiaro che ha cambiato pelle, che si è adeguato, che è, eh, si è modificato col procedere, col cambiare dei tempi. Il diritto, come tutti i fatti sociali, invecchia e questo è un grande problema del giurista, cioè trovare un sistema di regole, immaginare un sistema di regole capace di recepire le sfide regolative del presente, capaci di star dietro ai tempi. Pensate agli enormi problemi, eh, ma anche alle enormi sfide in senso positivo, alle grandi domande che la rivoluzione tecnologica rivolge anche al giurista. La tutela, per esempio, la protezione dei dati rispetto a congegni che sostanzialmente riescono a tracciare ogni nostro movimento, ogni nostra preferenza, sia essa di un'opinione politica, ma anche di cose più frivole. Viviamo sotto una sorta di ombrello che è in grado di mappare praticamente ogni nostro spostamento, ogni nostro, per esempio, acquisto, ogni nostra preferenza. Quindi è evidente che diventare giuristi non è diventare, come dire, animali esoterici capaci di padroneggiare un sapere sconosciuto ai più, eh, ma significa calarsi fino in fondo nello spirito della propria epoca. E capire quali regole, di quali regole, con quali caratteristiche, quel momento storico, quella specifica realtà, di quale regole, appunto, può aver bisogno. Quello giuridico, infatti, è senza dubbio un sapere tecnico, che quindi si nutre di un proprio ideario e anche di un proprio lessico. Così come il medico non può parlare di un dolore addominale, come di un mal di pancia, sarà casomai il paziente a riferirgli il proprio dolore in questo modo così a tecnico, ugualmente il giurista non potrà parlare di un foglio firmato, ma darà un nome specifico a quella dichiarazione, sarà un testamento, sarà un contratto, sarà un'altra dichiarazione. Ma il linguaggio tecnico e il sapere tecnico ha dei vantaggi, quello della precisione, il linguaggio tecnico identifica immediatamente un fenomeno al posto di un altro, e della sinteticità. Ma il fatto che il giuridico, che il sapere giuridico sia un sapere tecnico, non lo rende, per le ragioni che ho cercato di dirvi, un sapere arido, cioè un sapere che galleggia in una dimensione distante dalla realtà, appartata dalla realtà. E quando questo è successo, succede, bisogna stare molto attenti, proprio perché questa scollatura se segnala una patologia, segnala una difficoltà. Ed è anche per questo che studiare il diritto vuol dire eh, imparare a maneggiare sia la dimensione teorica del diritto che la, le sue rifrazioni pratiche, che le sue rifrazioni all'interno della sconfinata ricchezza della realtà, della prassi. La teoria serve. La teoria è un sapere teorico, non va confuso con un sapere nozionistico, che invece non serve. La teoria è il luogo delle idee. Basta dare un'occhiata alla storia per capire che senza certe idee, certi fatti importanti, pensate alla rivoluzione francese o americana, non si sarebbero potuti verificare o non avrebbero avuto quel tipo di contenuto anche nelle loro manifestazioni normative. Ma accanto all'acquisizione del strumentario teorico che ripeto è fondamentale, serve anche la capacità di misurare l'impatto delle regole sulla vita concreta delle società. E ripeto, il diritto rileva tanto per fatti privati, privatissimi della vita delle persone, quanto per esempio per disegnare assetti istituzionali complessi. Ed è anche per questo che nella Scuola di giurisprudenza, abbiamo cercato negli ultimi anni eh, di lavorare molto sulla didattica innovativa, sulla valorizzazione di questa forma di didattica di tipo, scusate, di tipo laboratoriale, interattivo, proprio per sollecitare lo studente fin dallo studio universitario a cimentarsi con una dimensione casistica, pratica o comunque con la soluzione di problemi più legati diciamo, a fatti, casi, esperienze della vita. Questo non per privilegiare diciamo, il lato pratico sul lato teorico, ma per dare l'occasione allo studente di sperimentare fin dagli anni dell'università il tipo di riflessi, il tipo di esiti che può avere, appunto, eh, che, cui, può dar luogo, cui possono dar luogo le sue conoscenze teoriche. Ed è per questo, e concludo, che di fronte a una realtà come quella odierna, che sembra bruciare il tempo, che sembra nutrirsi solo di sequenze di presente, in cui tutto sembra destinato a diventare obsoleto e invecchiare rapidamente, questo è un fenomeno che riguarda gran parte degli aspetti della nostra vita sociale, ecco... Il giurista può avere gli strumenti per evitare questa ipertrofia del presente e per cercare appunto una dimensione regolativa che sia in grado anche di guardare al futuro. La regola viene pensata oggi come dimensione che varrà soprattutto a partire, che varrà nel futuro, che varrà dal momento in cui viene pensato in avanti. E questa capacità, in qualche modo, di costruire, di immaginare il futuro, rappresenta uno strumento essenziale della formazione del giurista. Ed è anche una realtà, quella odierna, nel quale il bisogno di regole, di regolazione, cresce, a volte anche in maniera patologica. Ma se voi ci pensate, ogni aspetto della nostra vita sociale, della nostra vita economica, della nostra vita, eh, diciamo, di società tende sempre più a essere regolato, a essere normato, a volte anche in maniera appunto discutibile, discutibile nel senso che un eccesso, un'ipertrofia di normazione talora nuoce alla capacità di decifrare con chiarezza, con certezza i confini diciamo, del, delle regole stesse, ma indubbiamente questo incremento di regolazione rende particolarmente necessario lo sguardo del giurista. Dico sempre ai ragazzi a lezione: il diritto non fa miracoli, non è certo neanche tra i suoi compiti. Ma una buona regolazione, una regolazione di qualità, può fare la differenza. È per questo che diventare giuristi non è solo imparare a leggere le norme, a reggere le regole, certo, questo è necessario, ma è anche immaginare di poter contribuire alla costruzione delle regole future. E questo processo di costruzione delle regole. Avviene in tutti gli ambiti della vita lavorativa. Che uno si trovi a organizzare un ufficio della pubblica amministrazione di un'impresa privata, in ogni ambito lavorativo c'è di solito bisogno di un tessuto di regole. E quindi mi piacerebbe che lo studio del diritto venisse visto come lo studio che forma coloro che saranno anche in grado di contribuire a scrivere le regole, che siano appunto il regolamento di un ufficio o una legge dello Stato, e non solo persone capaci di leggerle e di comprenderle. Vi ringrazio.